Beh, iniziamo tagliando la testa al toro, devo dire. Porca troia. Allora, beh, io qua voterei Gaia. È qua tosta, eh? Gaia, che... Ma come tosta? Zio, c'ha 14 anni, Lisa. È un vantaggio, eh? No, vantaggio se ne avesse 12. Scherzo, eh. Scherzo. dai. No, vabbè, Gaia. Io voto Gaia. Okay, anch'io voto Gaia. Sì. Sulla prima siamo d'accordo. D'accordo. Bene. Oh. Adesso... Cosa? Che cosa? Ho perso qualcosa? Magari facciamo un altro test. Non so se non hai visto quello che ho visto io. No, no, ma non è... No, non erano vere. Veramente? Non erano... Era il vestito disegnato così. Ah, vaffanculo, mi sono cagato addosso. No, non era nuda. Poi abbiamo fatto tutti in live, sto roba. Porca vacca, mi sono cagato addosso, Manux. Che puttana. No, ma devi stare tranquillo, cioè, non ti farei mai fare una roba bannabile. Dio, qui? Jennifer Roncato io la conosco bene. Jennifer Roncato diciamo che è conosciuta molto per la sua parte retrocedente al suo viso. Sì. Per il posteriore. Che non è che secondo me Giulia è molto sottovalutata, Sì, molto sottovalutata. Sì, in realtà per me qua è un pari. Quindi votiamo chi vuoi tu. No, forse no, forse un pelo sopra Jennifer, direi. Sono d'accordo. Sì, dai. Pelo sopra. Ah, a me Taylor Mega non piace per niente. Cioè, no, neanche a me. Iris. Poi Iris è molto bella. Sì. Minchia, secondo me io e te siamo allineati coi gusti, cazzo. Sì, pure secondo me, sai. Da questa foto Giulia Elodie sembra Joe Mario, sì, scavata dalla bamba sembra. Joe Mario, guarda, è uguale. Io qua voterei Giulia Paglianiti. Tu? Sì, pure io. Perfetto. Anche perché eliminerei Elodie, che non è un influencer, cioè nel senso, esatto, un altro mondo. Io non la conosco Iris, nemmeno io. Elettra deve essere una bella esperienza. Cazzo. Quindi io voterei Elettra Lamborghini, onestamente. Sì, pure io. Per fare esperienza con quel culone. Ah. Lavoro a corte. Qua io già... Io qua lavoro a corte tutta la vita. Ho già una vincitrice. Per te. Sì, pure io. Assurdo. Allineatissimi! Se io e te fossimo amici, ce li litigheremmo in continuazione. Laura Corti arriva in finale. Guarda, stai a vedere. Qui... Oddio, è tipo sesso la... Sì, la sì, sì. No, direi Nicky. Mi metti sta foto, Cristo Dio. Cioè, sì. Minchia, annaciati tutta la vita. Sì, sono d'accordo. Okay. Ma io l'estero mi fa un po' paura. Sofia Crisafulli, ricordati che ha un bambino, Tiago. Certo, infatti voto Cecilia. Ok. Tu avresti votato Sofia? No, avrei votato anche Cecilia. Ok. Probabilmente. Poi diciamo che... La foto di Alex Mucci forse può scegliere... Una delle migliori. Puoi scegliere una terza? No. Io qua non saprei. Ma giusto forse la Sabri Gamer. Più che altro perché sì, forse sì. Mi ricordo quando ero piccolo guardavo i suoi video, quando si vedeva un po'. Cioè tipo cercavo di bloccare i video dove si vedeva un po' tipo nuda. Le tettine? Sì. Prima si che sa. Esplodessero tutte. Ah. Ma nel complesso secondo me a livello di fascino io voterei Anna Pep. Cristina non so. Beh oddio. Non so, Cristina è sempre stata una roba che non mi ha mai convinto fino alla fine. Non so perché. Molto, molto figa, Cristina, c'è da dire. No, fighissima, Però Anna Pepe... Anna Pepe ha quel non so che... Più fresca. Sì, più giovane, sì. Soprattutto. Più giovane. Wow! Yeah! Yo! E you! Guarda, qui ti dico... Ah, e non sono... Cioè, oddio, Gaia è migliorata molto, Prima a me non piaceva tanto. Sono d'accordo con te. Infatti io adesso voterei Gaia. Ora è migliorata molto. Io voterei Gaia. Sono d'accordo. Ciao, Cock! Sì. Ciao. Allora, a me Giorgia Yin mi stuzzica particolarmente, così a occhio. Dai, è asiatica, quindi... molto figa. E Alice De Bortoli in realtà non è proprio il mio tipo. Però manco, non lo so. Cioè, manco il mio. Però tra le due forse in questo round ti direi Alice. Io invece qua ti avrei detto Giorgia Yin. Però facciamo vincere Alice. Però guarda le tette. Facciamo più, se vi considerate. Vabbè, qua Gaia Garavaglia, Milan Spezia. Sì, esatto. Questa no, è Gaia. Sì, esatto. Non esageriamo, però sì. Brisida. Mani basse proprio. Allora, no, no, sì, dai, forse sì.
Però Martina pure. No, Martina, è bellissima. Martina però è bellissima, capito? Anche Brisida è bellissima. Però se devo dire proprio Bombio Passi chi di più, direi Brisida. Riesci più a sessualizzare, sì, diciamo. Sì, sì, sì. Ok. Ci sta? Sì, 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 sì. Sono d'accordo. In realtà nessuna, però forse dovessi scegliere Elisa. Io l'usi perché Elisa è fidanzata con un mio amico, quindi non... Ah. Chi votiamo? Si tocca. Vabbè, visto che prima abbiamo votato... Vabbè, prima abbiamo votato quella che hai detto tu, ora votiamo quella che hai detto io. Vabbè, facciamo metà. Va bene, giusto? Famo una e una, giusto? Vabbè, dai. Vabbè, quale stiamo... Anche se Aurora Baruto, non so che... Minchia, qui abbiamo... Viviolix è veramente bella, Però Samantha sì, a me mi ispira molto. Eh sì, poi guarda che piedite, sì, effettivamente. Quindi tu chi voteresti qua? No, forse ti direi Viviolix. Samantha è troppo alta. Ma io sono alto, quindi per questo ti voterei Samantha. Tu sì. Però io... Mi piacciono quelle bassine. Vabbè, dai, votiamo Viviolix, va bene. Sta foto con la patonza di fuori. Oh Cristo Dio. Minchia, qua è Milan Inter. Sì. Beh, io forse Mary. Sì, forse Mary, sì. Però Chiara è un bel molto molto carino, come direbbe Vez. Oddio. A parte che se Bush entra una foto di quando andava al collegio, cioè... Sì, è vecchissima. Sì, forse no, forse Sesso Asia. Sesso più Naomi. Io forse... Asia non riesco molto a... Sì, no, forse... Sì, sì, dai, sono d'accordo. Per una notte, capito? Sì. Katia. Katia. Porca vacca. Katia, spinge. Ecco, i Gremos. Minchia, comunque Astur, siamo d'accordo partendo su tutte. Sì, sono molto. Qua fai tu. Io non... Giulio Ottorini. Sai che a me Giulia non... A me sì, invece. Io voterei Giulia. Qua mi sa che troviamo il... Però tra... No, no, tra le due sì. Però se capitava un'altra forse avrei votato l'altra. Però Giulia. Quindi verrà eliminata al prossimo round. Ex di Jody e sorella della tipa di Fedez. Io in realtà voterei la vedo. Dici? Sì, cioè... Dovessi scegliere, sì. Però Giudone. Vabbè, Giudone, non è che ho detto la spacco. Cioè, ho detto che la preferisco a Valentina Ferragni. Vabbè, dai, ci sta. Se è così... Io non ho dubbi. Per me vince Yasmin. Pure secondo me. Perfetto. Posto, sta scorrendo. Belen, minchia, mi sono fatto talmente tante pippe sul suo porno che guarda... Non mi accida manco più. Guarda, Belen, ho perso ogni tipo di... Penso più lei che mia madre ormai. Però in realtà comunque sceglierei lei. Sì. Tra le due sì. Mario Sori. Io direi Martina Rossi. Non so, Martina dallo sguardo mi dà l'idea di una che... una di quelle che tipo vedi, la vedi in intimo così, si fa vedere così e poi però... non è molto pratica. Beh, ma lei ha tipo OnlyFans anche. Però dici che è un po'... Io voterei Martina, però votiamo Maria Sole. Metti i denti, capito? Sì. Io qua in realtà... Cosa? Non ti sento. Per l'esperienza voterei Fishball. Ah, ok. No, Michelle. Vabbè, votiamo Michelle. Michelle troppo più. Però minchia, età di mia madre. Lo so. A me, dirò una popola, la mia diletta, cioè, bellissima. Non è mai stato... Non mi ha mai fatto volare. Però adesso c'ha... Cioè, ora che è in città c'ha due bocce enormi. Cresciuti tantissimo. Sì, però c'è il latte dentro. È bello. È bello, non è il latte per il bambino. Cazzo. Non è che ti annaffia. Cioè. Io lo succerei. No. Comunque... per dire. Oh, certo. Dai, votiamo Emily, ti prego. Forse Emily che è più giovane. Sì, bene. Rebecca. Sì. Di poco, ma sì. Rebecca. Per me è qua Brisida. Io qua voterei Brisida. Sì, per il discorso che Cecilia, vedi, sembra una mamma di famiglia, capito? Cioè, troppo abbottonata, troppo chiesa. Questa foto. Sì.
Sì, beh, lei è, però è molto simpatica. Però se devo pensare sì, proprio no, sì. Un vero bombo, chi bomberei di più, direi Brisida. Quindi facciamo vincere sì, Brisida. Sì, sì, sì. Se no passava Martina dell'anno prima. Gaia. D'accordo. Poco Laura. Da fare. Laura. Mani basse. Azzo. Ah. Non lo so. Forse... è che Nikki la vedo troppo pura. Capito? Troppo sì, ingenua. Però comunque è comunque Nikki. Cioè... questo è vero. È tosta. Questa è... cioè io Nikki non riesco a immaginarmela in quel contesto. Nemmeno io, però... questa una cosa... Katia già di più. Sì, è ovvio. Però... però è comunque bella, cazzo. Cioè, io forse non la farei uscire adesso, Nikki. Uscirà, ma non adesso. Vero. Sì, dai, dai, dai. Come bellezza oggettiva. Di... dai. Sì. Mi dà una pista, Katia, dai. Anna. Per me qua forse vinceva Rebecca. Dici? Però votiamo Anna. Però... non lo so, Rebecca secondo me... sai che è piccola. Appunto. Qua Gaia Bianchi, secondo me. Sì, sì, dai, leviamo Belen che... non è neanche... character cast. Basta. Anche Iris non me la vedo in quel contesto lì. No, neanch'io. Quindi forse più Jennifer se dovessi scegliere. Sì. Quindi io voterei Jennifer. Poi Jennifer più valorizzata in queste foto, sì, esatto. C'è da dirlo. Vabbè. Ah, qui Gaia. Neanche c'è da dirlo. Yasmin. Ah, Yasmin. Io voterei Elettra qua. Io ti dirò... Biviolix. Vabbè, okay. Io qua avrei votato Elettra. Io qui voto Anna. Esperanza. D'accordo. Ma Luduca Pagani non c'era prima? Sì, è passata con Chiara Ferragni. Ah, è quella che ho votato di colpo. Ok. Sì, sì, sì. Io dico voterei Ludovica. Sì, me la immagino di più. Mary. Sì, perché Giulia non mi fa impazzire. Emily. Beh. Giulia. Giulia. Totale. Giulia. Dio simili, Molto. Questa fotina. Io potrei Giulia pure qua. Sai che io qui ti stupisco? Ti dico Jennifer. Veramente? Sì, perché non lo so. Giulia è troppo perfetta in viso. Jennifer mi dà più naturalezza. Vabbè, votiamo Jennifer. Io qua avrei votato Giulia. Nikki. Forse qua avrei... in quel contesto forse avrei votato Gaia Bianchi. Però facciamo passare Nikki, va bene. Dici? Se... io qua Gaia. Oddio. Forse Anna, in realtà. Forse Anna. No, non lo so. Oddio, in realtà. Sono abbastanza in difficoltà con questa scelta, ti dico. Molto in difficoltà. Complicata, Molto complicata. Bionda, Mora. Entrambe molto ben messe. Molto. A livello di bocce. Sono importanti. Forse farei Anna. Facciamo vincere Anna, dai. Dai. Laura. Ma sai che forse sì. Jasmine. Io dico. Io avrei votato Anna. Dici? Sì. Alessia. Sì. Gaia. Gaia. Mary. Ma si fa tosta. Ma si fa tosta, sì. Io quasi ti avrei detto Emily. Votiamo Emily. Perché Mary è troppo amica, non riesco a vederla in quel senso. Mm. Io qua ti giuro non saprei. Qua sono due ragazze bionde. Diviso forse Alessia magari ha dei lineamenti un pochino più che ti toccano. Perfettini, diciamo. Gaia però appunto ti dà più naturalezza. Sì. Forse tu la ragazza la porta accanto. Capito? Però io cioè forse... se tu stessi con Alessia la tradiresti con Gaia? No. Ora pensa al contrario invece. Forse sì. Capito. Allora io forse voterei Alessia qua. Sì dai. Gaia è top però. Ma qua siamo all'ultimo penultimo round. Quindi sì. Tosta. A sto punto ti direi Jennifer. No, non è vero. Yasmin. Yasmin. Io qua ti dico Nikki. Non lo so, non riesco a vederla in quel contesto, lo giuro. Non...
Non riesco a immaginarmela. Nikki. Anna vista dal vivo pure molto carina. Sì, molto caliente. Però io voterei Nikki. Io si comparano. La faccio passare una sopra. Quindi, perché ha più bocce. Anna Pepe. Accetto. Perché su, se ho capito solo sesso, bisogna vedere queste robe. Laura. Laura. Che abbiamo una, abbiamo una crush in comune. Cioè l'unica, sì, che non, di cui non abbiamo mai discusso. Cioè appena la vediamo Laura. Beh, cioè subito. No dai, apposta, forse Yasmin. Però forse boh, una notte così forse ti direi Laura. Laura. Pure io. Vabbè, finale. Ah, io ti direi Alessia. Sì. Laura. Laura. Laura Corti, se vuoi scriverci, organizziamo un trisom a sto punto, perché cioè, a sto punto non conviene. Siamo proprio sulla stessa barca praticamente.